Benvenuti a una nuova puntata di Coffee Talks. Con noi oggi un idolo. Un idolo, signore e signori, Fernando Blasi, in arte Nandu Popu. Yeah. Chiaro moi. Oggi ci sente il pubblico, quindi voglio un applauso del pubblico, vai. Un applauso del pubblico. Bravi. Siamo moi. Perfetto. Perfetto. Allora, ti chiamo Nandu o Fernando? Nandu. Fernando mi chiamano solamente i miei. Allora, Nandu, benvenuto a Coffee Talks. Grazie, Simone. Qui da Coffiness Lecce, siamo in diretta. Io partirei subito con chi è Nandu Popu, dove nasci? Nandu Popu nasce a Trepuzzi, è un ragazzo che già, diciamo, intorno ai 12-13 anni inizia a innamorarsi della musica, per cui mi dilettavo insieme ai miei amici che facevamo feste, io chiaramente facevo l'UDJ. E tutto questo, diciamo, negli anni 80. Poi intorno ai 15-16 anni alcuni miei amici si armarono di chitarra e io diventavo il vocalist. Per cui, sai, niente, non concerti, eravamo così, le serate così, ne chiudiamo, c'è una casa, c'è un garage, c'è una cantina, dopo dolce e bottiglie di Nero iniziamo a cantare. E la cosa che già incominciò ad affascinarmi, io all'epoca non sapevo cos'era l'improvvisazione, comunque non avendo scritto dei testi si improvvisava, con gli amici che suonavano, batteria, chitarra, basso, e io già iniziavo a improvvisare chiaramente in dialetto. Quindi, ma tutto fatto, diciamo, per divertirsi, per passare le serate. In questi anni poi, insomma, comincio a frequentare le scuole superiori qui a Lecce e conosco Don Rico. Cominciamo, e anche lui cantava dialetto, improvvisava anche lui, solo che lui faceva reggae, mentre io amavo di più, lo amo ancora, il blues, il funk. Io sono stato folgorato da un film, The Blues Brothers, per cui vedere questi signori... Ah, parlavamo prima di Stefano Cristante. Sì. Ha detto che è il suo film preferito. Ah, vedi, con Stefano ci unisce una bella amicizia, non sapevo di questo film, quindi è anche motivata questa amicizia, vedo. E niente, abbiamo iniziato a cantare per divertirci, lo facciamo ancora per divertirci, perché comunque ti rendi conto che è vero, la musica è una medicina. Ma lo è non solo per chi canta, anche per chi l'ascolta. E se non fosse tale, una medicina, non servirebbe a un amato cazzo. Scusate, diciamo. No, le parolacce si possono dire, Vedi, la musica è una medicina, è nata per accompagnare l'uomo, per alleviare, diciamo, questo cammino chiamato vita, perché comunque la vita è una merda, diciamolo, la vita è difficile, la vita è una merda. E la musica aiuta ad allenire i dolori di questo cammino. Nasce come rituale collettivo proprio quando l'uomo, quando il sapiens inizia a convivere, crea dei clan. E creare un clan è bello perché ti dà forza, puoi distribuire, diciamo, le mansioni, quindi le fatiche, però la convivenza stessa di tante persone crea anche dei dissidi, dei traumi personali, dei conflitti. La musica interviene per questo, per dire ok, stop, fermiamoci, balliamo. Diciamo, il primo compito della musica, quando ancora, diciamo, la musica non era un rituale religioso, prima di diventare poi un rituale, era un rituale catartico collettivo, quindi aveva come intento quello di calmare le persone e rallegrarle. Questa è che noi oggi, diciamo, facciamo una vita agiata, però immaginate i sapiens di 20-30 mila anni fa, quindi paleolitico superiore, a cosa andavano incontro quotidianamente per procurarsi da mangiare, per sopravvivere, per difendere. Non era facile. Non era, la musica ci ha aiutato, ecco perché già per esempio nelle scoperte archeologiche che i nostri scienziati ci hanno offerto, già incominciamo a trovare strumenti musicali nel paleolitico superiore, quindi parliamo già di 50.000 anni arretro, quindi le tibie bucate che diventavano dei flauti, il ritmo ci vuole poco a farlo, i tamburi, bastava una tavola con la percuote e avevi il ritmo, poi dopo arrivano le pelli di animali, e la musica è questo, e questo dobbiamo ricordarlo, perché oggi la musica è banale,
oggi la musica la puoi trovare ovunque, anche quando non vuoi sentirla ce l'hai davanti a te. Dobbiamo fare, soprattutto noi musicisti, ma anche voi che amate la musica, bisogna fare questo sforzo quotidiano per far capire che la musica non è scontata. La musica, vedi, perché comunque se poi è presente ovunque, perché comunque il business ha bisogno della musica. Ti faccio un esempio: tu entri in un supermercato e ascolti musica, perché comunque chi fa marketing sa bene che un certo tipo di musica ti invoglia ad acquistare in un certo modo. Tutto questo banalizza la musica in ogni luogo. La musica deve essere cercata, ricercata. Deve nascere da una passione. Sì, e deve avere anche un certo livello, perché se è una medicina, vedi, la medicina è importante. Non te puoi dire che è una medicina che non c'entra niente con i problemi tuoi, con le malattie tuoi. No, da cercare una medicina che è quella giusta. Altrimenti hai delle controindicazioni, anzi, invece di curarti ti fai del male. Poi noi viviamo in una terra che di musicoterapia ha state longa, qui siamo la terra della Taranta. La Taranta per anni ha supplito la carenza di ospedali, di psicoterapia, di psicologia, di psichiatria. Chi diventava tarantato, chi era tarantato, tarantata, erano persone che avevano vissuto e vivevano dei drammi, ma drammi tali che non avevano soluzione se non la musica stessa. La società, vedi, già con il Covid ci siamo accorti. Vivere con un malessere, con una pandemia, con una malattia, pone dei problemi alla società, sia di mobilità, dei comportamenti, delle relazioni. La Taranta era la stessa cosa. Oggi abbiamo la psicologia, no? Le tarantate erano soprattutto donne. Donne in un periodo della storia in cui essere donna significava essere l'ultima ruota del carro, figliare dalla prima mestruazione finché alla menopausa, e magari dovevi figliare pure con qualche dono che ti annoiava. Non ti piaceva. Sì, perché ti costringevano a sposare l'uomo che non ti piaceva. Quelli sono traumi. Beh, mettiamoci nei panni di queste persone. O per esempio anche l'omosessualità, gente che non poteva confessare, o donne che avevano subito violenze inenarrabile, non potevi dire sono stata violentata, sennò eri il zoccolo la prude subra. Assurdo, vedi? La Taranta era una carezza, si prendeva cura di queste persone e gli dava una collocazione nella società, sin tarantato. Perché se tu tieni una malattia e non sai c'è malattia, tutti te scansano. Invece se ti tarantato, cioè ok, si tranquillizzano tutti. Il clan, la società in cui vivi, la comunità è rassicurata da tutto questo. Cioè, vedi quante persone ha salvato la Taranta. Non solo, gli dava come ruolo uno degli atteggiamenti, delle esternazioni dei sapiens più bella, la danza, la dipendenza dalla musica. Quindi un impianto coreutico che accompagnava questa persona a salvarsi, sì, a liberarsi. Bellissimo. Ecco perché io non voglio essere, diciamo, non voglio tediare nessuno, ma la musica oggi deve riscoprire questo ruolo, perché comunque la vita è ancora una merda, ci sono tanti problemi e soprattutto i giovani vengono traditi, le loro attese vengono tradite da una musica che poi è troppo frivola. Anch'io la canticchio, però una cosa è canticchiare, un'altra cosa invece è la catarsi. La catarsi, sentire la pelle d'oca, stare meglio dopo la canzone o aspettare quella canzone perché sai che su di te avrà un effetto catartico. Questo è importante. Vedi, per esempio, negli ultimi anni i festival Sanremo, ma anche i festival live all'aperto, ormai i direttori artistici di queste manifestazioni sono le grandi griff, Gucci, Versace, cioè ai miei tempi se ti vestivi da fighetto sul palco non ci salivi. cioè ne parlavamo prima. Cantanti ricchissimi, tu prendi Rolling Stones, miliardari, Pink Floyd, miliardari, Jimi Hendrix era miliardario, questa gente mica si vestiva con le griff, ma se vi chiamano per quello fratello, ma come da combinare, tre squeghi, pari Babbo Natale, pare. Cioè, oggi invece ci sono ragazzi, io lo so perché sono anche un produttore, hanno problemi a salire sul palco, diciamo, con in modo tranquillo. Ho sentito ragazzi. Forse hanno la necessità di avere un indumento che compensi. Guarda, no, il problema è l'industria discografica. Io sono stato nelle major per 20 anni, le major a noi non ci chiedevano questo.
oggi quando vai a lavorare con le major nel pacchetto del contratto ci trovi anche l'outfit. A me non mi ha mai detto come mi dovevo vestire, anzi dicono, ti racconto questo aneddoto. Anni fa quando vincemmo il premio Tenco andammo a suonare come iniettiamo sempre sugli palchi, belli, ragamoffi, rozzi, capito? Io vabbè usavo le giacche, le uso ancora tutt'oggi, ma perché per me il palco è anche un luogo di cerimonia, un cerimoniale. Però insomma senza eccedere, non ho mai fatto spese pazze, insomma me ne guarderei bene, non fa parte diciamo della mia filosofia di vita. Dopo il premio Tenco ci chiamò Celentano, anche lì a Celentano, Rai 1, prime time, lì andammo vestiti così. Il giorno dopo ci arrivarono telefonate di aziende che producevano vestiti, scarpe, stanno ancora già impacchettate, non l'ho mai mise. Questo per farti capire che magari diciamo, ah, guarda, visti come sei, no? A me era futtegnezza, io sono musicista, io c'ho portare emozioni, c'ho portare alla gente. Non devo avere diciamo la preoccupazione di essere vestito in un certo modo. Per me parla la musica, anzi io valgo meno della mia musica. Non è importante come mi stai vedendo, è importante quello che ti sto facendo sentire, quello che ti sto facendo provare. Ma figli di una lezione musicale che ci ha insegnato tutto questo, tutti i grandi cantautori, sia italiani che stranieri che abbiamo visto, se ne guardavano bene diciamo da salire sul palco come un fighetto, anzi era un deterrente, significava che non eri in grado diciamo di esprimere un certo valore e ti aggrappavi agli outfit. Io andrei per step. Sì. Vorrei iniziare allora, studi a Lecce. Sì. Conosci Dorrigo. Sì. E poi niente, ci trovavamo nei bagni a fumare, sai, no, quei bagni belli con la nuvola, profumati. Quando piove che non puoi uscire fuori, sì. Nei bagni. Poi all'epoca non era come oggi, quegli odori ancora non erano molto noti e riconosciuti. Per cui mi vedeva sempre questa cazzo di armonica impauta, io giro sempre con le armoniche in tasca, diceva, ma tu pure suoni? Sì, sì, ah cazzo, noi cantiamo dialetto, pure io, ah noi facciamo ragamuffi, c'è questo ragamuffi, il ragamuffi è come il reggae, soltanto che lo fai sui piatti, sulle verso, dai devi venire cazzo, insomma. Era inizio di giugno, fine scuola, mi faccio la prima dance hall e da quel giorno, sarà stato un giugno del 87-88, e da lì è nato questo amore, sia con il reggae, con il rhythm e con tutta la band, insomma. Ed è stato bello perché comunque noi ci inventavamo la festa. Cioè vedi, le dance hall, ancora oggi, quelle che riusciamo a fare pirata, hanno questo format. Tu arrivi, c'è diciamo l'inizio dove c'è il riscaldamento, c'è il DJ che mette la musica, tu balli. Dopo un'oretta, un'oretta e mezza, incominciavano a mettere le version, quindi le basi musicali, e lì facciamo ammazzate, colpighiamo questo microfono per impunnare, no? Voce del verbo impunnare, quindi afferrare il microfono e cantare. Che avete coniato voi. Sì, 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 sì. Qui GGD è quello che coniò questo termine. E vedi, noi avevamo la discoteca gratis, perché comunque eravamo fagnoncelli, i nostri genitori non li pelavamo. siamo fatti la discoteca a gratis, ce ne andavamo nei periodi più freddi all'interno di masserie abbandonate, se no d'estate proprio a mezzo di piazzali, sempre queste masserie, montavamo le casse su una 128, su una Renault 4, e i piatti diciamo sul cofano da 128, sempre di Technics chiaramente, MK2. Sì. E facevamo queste feste, ma ci divertivamo tra di noi, all'inizio eravamo una cinquantina, dopo un anno una centenara, poi 200, 300, insomma tutto esplose nel 92, quando occupammo una masseria a San Foca, la Mantagnata. Per quanto tempo? Un giorno? No, c'è un giorno, per 3 mesi, e ci ricacciava. Anzi, il padrone stava in Svizzera, arrivò il padrone con un SLK cabriolet all'epoca, tutto russo, si è pazzesco il paese. Arrivò, io sono il padrone, e noi incominciamo a dare. Sei sicuro? Si fece un giro, poi disse, raga, se mi promettete che non distruggete il posto, io non vi denuncio, perché era occupazione comunque. Noi increduli. Infatti comunque, anzi, quel posto prese anche valore. Boh, per arrivare ai numeri, ad agosto eravamo 2000 campeggiatori. Ah, Woodstock. Sì, esatto, bravissimo, Woodstock. È stata la mia Woodstock.
Poi vabbè, a quell'età farsi il bagno era stupendo, ci facevamo i bagni nudi, nude pure le ragazze, tutti lì, tiravamo l'acqua dal pozzo, tiravamo e ci facevamo, cioè roba, mi viene da piangere, però stupendo, un'esperienza di vita bellissima. Poi accorsero anche tanti cantanti, reggae, hip hop, per cui sta a Roma era vera e propria Woodstock. Ogni sera c'era una jam, o quelli piatti, oppure come c'era stasera, c'erano gli strumenti montati. Chi sapeva suonare arrivava lì, il batterista insieme a fare un beat, il bassista insieme a la linea del basso e poi vai a fare la jam. Tu già cantavi? Sì, sì, nel 92 già. Già eravate sul Sound System? Sì, era il Sound System, diciamo, ufficialmente nasce nel 91, il 6 giugno del 91, con l'uscita del disco Fueco da Ciutabona. All'epoca la formazione contava anche DJ War, Treble, GGD e Papa Gianni fanno ancora parte, diciamo, anche se con mansioni differenti ad oggi. Poi dopo arrivò anche Gofer e io e Fabio, diciamo, che eravamo, vabbè, io non ero tanto giovane, già giravo con loro, però ufficialmente entriamo poi nel 93, nel 94 con l'uscita di Salento Showcase. Sì. Allora, quindi io vorrei andare un attimo indietro. Come è nata l'idea di formare il Sud Sound System? Da dove nasce il nome e qual era la vostra idea? No, te l'ho già detto, l'idea nasce proprio senza nascere. Così? Noi ci divertivamo. Eravate amici? Sì, erano gli anni della Sacra Corona Unita. Erano gli anni dell'eroina. Per noi la dancehall, il reggae, è stata anche quella fortezza che ci ha strappato dalle piazze. Le piazze ormai erano le caserme della Sacra Corona Unita, lo spaccio, le sparatorie. E noi abbiamo avuto tanti amici che ce ne siamo portati a spalla. L'eroina è cattiva, è pericolosa. Sì. È la più cattiva. Il nostro era un presidio contro l'eroina. Non per niente la prima canzone, il primo singolo è stato Da Ciutabona. La Da Ciutabona era la canzone di un ragazzo, dei ragazzi che si facevano e che rischiavano di rimanerci secchi. Da Ciutabona sta fiata, ma crai. Capisci, non era una società sana. Quella prima, nei primi anni 80 c'era ancora, no, il benessere, però alla fine degli anni 80 qui nel Salento diventano tutti cattivi, diventano tutti brutti. Cambia anche l'atteggiamento, che cazzo mi sta a guardia, spaccolo culo, mazzate, sparatori, accoltellamenti, e noi con quel mondo non avevamo nulla a che fare. La musica ci è servita per segnare il recinto oltre il quale noi non volevamo andare e dentro il quale chi la pensava diversamente da noi sapeva che non aveva accesso, perché magari non avevamo le pistole, i coltelli, non eravamo gente violenta, ma con le rime facevamo male. Una domanda è, diciamo, questa aura di libertà creata da voi era scandita dalla musica reggae, sì, mentre le piazze, i posti più, diciamo, definiamo così tra virgolette, pericolosi, che musica ascoltavano le piazze? Ma guarda, diciamo, nei primi anni 80 resisteva ancora la disco dance, che oggi disco dance può sembrare anche frivolo, ma la disco dance era una musica importantissima. La disco dance è anche il funk arriva dal soul. Questa musica era la musica degli gnori, e non erano gnori da poco, erano neri afroamericani che finalmente non erano più servi. Oh, negli anni 50-60 ancora Rosa Parks si doveva alzare dall'autobus. Sapete chi è Rosa Parks, no? Rosa Parks è una donna storica afroamericana, era seduta nell'autobus, arriva un bianco e pretende di prendere il suo posto per sedersi e lasciare Rosa Parks in piedi. Rosa Parks non si osa, rimane lì, seduta. Negli anni a venire arrivano anche le Black Panther, quindi tutto un movimento di afroamericani che comincia a uscire da casa e a ribellarsi, perché nonostante la schiavitù fosse stata abolita, l'America era un paese da questo punto di vista fascista, nazista, non dava i diritti ai neri, agli afroamericani e a tutti gli altri. Anche noi italiani abbiamo preso le mazzate da queste, sì, cose. Siamo stati. Però vedi, gli afroamericani dal punto di vista musicale hanno compiuto una rivoluzione enorme, perché grazie alla musica gli afroamericani si sono emancipati, perché già col jazz, il jazz nasce negli anni 20 nei campi, no, quello è il blues, arriva dopo negli anni 40 30 40. Però cosa succede col jazz? I jazzisti, ma tutti gli americani, tutti i neri arrivano dalle chiese, facevano tutti il gospel,
Il jazz nasce così, che questi poveri cristiani non stia alla chiesa, costano tutte queste canzoni, belle per carità, però dopo palle sempre a fare questa cosa, la messa è quella, le canzoni sono quelle. Finiva la messa, gli davano la paghetta e se ne andavano nei locali più malfamati, cantine, cantinette piene di prostitute, di tutto, diciamo, il ghetto americano. E lì nasce la jam, nasce l'improvvisazione. E c'erano tanti italiani, per esempio tutti i brass, no? Gli ottoni, sì, erano soprattutto italiani. Il jukebox nasce anche così, all'epoca il jukebox non era un jukebox, era un pianoforte a moneta, per cui tu avevi quei 3 minuti per suonare, ecco perché dovevi essere bravo. Cantare 3 minuti devi spaccare il culo, devi elevare, devi fare meglio dell'audio. Il jazz nasce così, è una fusion, perché ognuno suona quello che è, esprime se stesso con la musica, impara a starci dentro con la musica, con le note, con gli accordi, però ognuno suona per sé. Suona per sé, però rimanendo in armonia con tutti gli altri. E qui sta, diciamo, i neri arrivano e facciano questa cosa, introducono il ritmo, perché prima la musica era senza ritmo, cioè tu immagino, cioè, io popolare. Sì, io la musica da camera l'apprezzo, mio padre è un melomane, per cui in casa ho ascoltato anche la musica lirica, l'opera, le sinfonie, bellissime, però se meglio il ritmo, ma fate due palle tante, ma fate. E loro introducono, si inventano la batteria e arriva. Quindi il jazz, poi arriviamo allo blues, però ancora sono schiavi nei campi di cotone. Poi arriva il soul. Il soul già fa capire che il soul già, per esempio, c'erano le feste, c'erano i party soul, dove gli afroamericani si fidanzavano. Quindi già puoi capire che stanno incominciando a diventare borghesia. Che significa? Cafatiano, tenere i soldi, non sono più schiavi. Soldi. Quindi possono permettersi di andare in un locale, pagare, ballare, stare bene. E dopo arriva il funk. Il funk proprio sancisce la libertà del popolo afroamericano. Tutte queste band fantastiche, tipo The Chic, Kool & The Gang, Casey and the Sunshine Band. Stavo per dire. Cioè, oh, delle band stupende, che tu vedi suonare 20 persone. Orchestre, non è band, erano delle orchestre, 5 sezioni fiati, 2 chitarre, un basso, batteria, percussioni, coriste, ma di che sta parlando? Musica. Hai capito? Ecco perché mi arrabbio quando dico la disco dance come se fosse, diciamo, un'espressione frivola. No, no. Era una musica perché comunque era suonata da gente con le palle tante e poi dietro c'era il riscatto di un popolo nero. Beh, Bagnoli, io quando vedevo questi cantanti neri mi sentivo nero come loro. Io ero come loro, perché io sul terrone. Anche noi siamo stati additati e siamo ancora additati perché come sia che siamo i neri d'Italia. Io le loro rivendicazioni le facevo mie. Ancora oggi sono le mie rivendicazioni. Ancora oggi per me la musica è emancipazione. È un credo. Sì, è rivendicazione, canto per me e per la mia gente. Mi sono rotto i coglioni di vedere ragazzini che finiscono a scuola e devono migrare. Mi sono rotto i coglioni che ci deve essere un politico che ci indica sempre come l'ultima ruota o carro. Ad usta scritto, non stiamo meglio dell'aurima, non stiamo peggio, quindi da quel raso non c'è passaggi. Per me la musica è questa. Ecco perché quando vedevamo Bob Marley cantare, noi ci sentivamo come loro, come lui. Anche perché comunque l'Africa la teniamo a due passi. Dal punto di vista culturale, noi abbiamo avuto degli sposalizzi culturali con tutti i popoli del Mediterraneo e questo ci ha arricchito. Anche la nostra musica è pregna di questi incontri, di questi accoppiamenti, di questa copulazione tra vari popoli. E quindi, vedi, credere in tutto questo è stupefacente. Io mi dico, come fa la gente a farne a meno? Parlo oggi dei produttori musicali, io non do la colpa ai ragazzi, do la colpa ai produttori. Noi abbiamo avuto produttori che capivano di musica più di noi, ma non ce l'hanno mai dato a dimostrare, non ce l'hanno mai fatto capire. Ci lasciavano liberi, ci facevano anche sbagliare, senza metterci la mano davanti. Oggi invece è come uno spacciatore, non sai, ti sta dando una cosa buona, ti sta dando, perdi i sensi, no, no. Ma è un periodo, è un periodo, ci sono periodi e periodi, ci sono anche stati periodi, per esempio studiando la musica da camera, il Medioevo, c'è stato un periodo, ma anche per esempio andando nei Greci c'è la lira e c'è il flauto. La lira è considerata lo strumento dei colti, il flauto invece è il flauto di Pan, no?
questa figura metà uomo e metà caprone, quindi metà demone, come se il flauto appartenesse, diciamo, alla parte, diciamo, demoniaca, malefica di noi, e non è vero. Tuttavia ci sono state varie società che hanno cercato di mettere un muro tra una parte e l'altra, ma la musica vince sempre. La musica non è bene e male, anzi la musica è bene e male, deve raccontare, la musica racconta. La nostra vita è fatta di bene e male e dobbiamo raccontarlo ricordandoci sempre che ciò che giova a tutti noi è quel bene, e la lotta per il male ci fa crescere, ecco perché abbiamo bisogno anche di quello. Una domanda, ma innanzitutto, quando siete nati come band, quali difficoltà avete incontrato? Cioè le prime vere difficoltà? Guarda, innanzitutto a casa. Andando step by step. Ma, innanzitutto a casa. I familiari, i genitori dicevano, oh, ma lui tu anche sul palco e canti in dialetto. Ma sei scemo, gli amici miei mi picchiano per culo, ma che cazzo sta a comprare? In dialetto cantati. All'epoca cantare in dialetto, ecco, ma come vestiti, no? Rispettava il fatto che, vabbè, da grande appassionato di musica, come dici, tuo padre, rispettava il fatto che tu volessi fare il cantante? Sì, ragazzi, ma oggi, dopo il Sound System, il dialetto si può... Oggi arrivano i milanesi, e fuori con questa casa, compà, pundamo, oggi è così. Ma all'epoca il dialetto era roba dei ignoranti. Prova a dirlo, no, al buonanima del Lucio Aloisi, o dello Zimba. Loro venivano... denigrati perché cantavano musica popolare in dialetto. Loro sono venuti alle nostre dance hall, ma non perché gli piaceva la musica reggae, ma perché finalmente c'erano agnuncheggi che cantavano in dialetto. No, de frisco de Dio. Loro erano costretti a cantare nei campi, nelle piazze non avevamo mai suonato. Tutto quello è successo dopo gli anni 90. La Notte Ataranta è nata anche grazie a noi, non siamo stati noi a organizzarla, ma la nostra spinta culturale ha permesso di portare sui palchi, nei festival, nelle TV il dialetto. Avete unito un popolo. Sì, prima tutti se ne vergognavano, ma io stesso, io e Don Rico, no, quando andavamo a Lecce, per esempio, i leccesi che parlavano il dialetto un po' cussina, no, l'essero i cagli, e noi invece parlavamo un pastati cussina, già te lo facevano pesare che parlavi in questo modo più paesano, capito? Cioè già, diciamo, guerra tra poveri, no? Guerra tra dialetti. Dialetto era sinonimo di ignoranza, era sinonimo, diciamo, di arretratezza, di provincia. Oggi esistono trasmissioni alla televisione che si chiama Il Provinciale. All'epoca dire provinciale era proprio una serie sparata. Il paesano. Erano gli anni della Milano da bere, dove tutte le persone... C'era ancora questo fenomeno della borghesia. Cosa significa? La gente che abbandona i borghi per andare a vivere nella città. Vivere nella città significava realizzarsi. I nostri emigranti, quando tornavano a qua, stiano a Bologna, uè, Sash, come stai? Stai bene? Il muertito parla come ti ha fatto mamma, da come cazzo mi sta a parli? A domicilio che stai a Bologna. Oggi invece sono i milanesi e i bolognesi che vengono qua nel Salento e parlano dialetto. Su soddisfazione. Applauso a Nando Bobo. Bene, bene, bene. Allora, sempre per andare per step. Allora, diventate sul Sound System, vi, diciamo, diventate una garanzia per chi vi ascolta, iniziano a nascere prime jam session, le prime occupazioni. Quando arriva poi la coronazione, la fama? Ma guarda, già con il primo album, Come una pietra, siete partiti. Sì, perché comunque, vabbè, quando uscì Fuego è stata una ventina di settimane al primo posto come singolo, quindi già quello cominciò a mettere in difficoltà critici, giornali, sì, dialetto. Prima di noi il dialetto era consentito soltanto ai napoletani, quindi la scuola di Pino Daniele, di sì, cui io, diciamo, sono stato, diciamo, un discepolo non diretto ma indiretto, perché quando ero ragazzino che cantavo la band, la maggior parte delle canzoni facevamo noi cover, facevamo Pino Daniele. Ma tutti gli altri, per esempio, ieri sono stato all'inaugurazione della casa di Domenico Modugno. Sì. Domenico Modugno di San Pietro Vernotico, se cantava in dialetto siciliano poteva farlo. Lui ha prodotto delle canzoni in dialetto salentino, ma l'ha fatto per se stesso, per il suo amore della sua terra, del paese natio. Non è stato, diciamo, un album commerciato e commerciabile, capisci? I dialetti all'epoca erano quelli napoletano, siciliano e romanesco, non c'era niente altro. Erano tollerati anche perché erano anche narrazione di un cinema neorealistico. Tutto il neorealismo, vedi, no, i film di Totò, se parlava napoletano oppure romano.
per cui ormai quei dialetti erano sdoganati, erano anche comprensibili, perché anche c'è questo problema, no, del, noi abbiamo un gran culo perché il nostro dialetto è uno dei più comprensibili. Sì, è comprensibile, lo dico, ed è anche sonoro. No, no, ma è anche storia, perché comunque Dante, a cui si attribuisce, diciamo, il lancio del volgare del 1200, Dante parla come i calabresi del 1200, quindi periodo di Federico II, in cui la lingua volgare incomincia a scardinare, diciamo, il latino, e si impone in tutte le corti innanzitutto, per poi arrivare al popolo. Il popolo se ne riappropria, tutti i cantanti che c'erano, i cantori, i poeti già cantavano e poetavano in volgare, era il volgare del calabrese del 1200. Quindi noi per esempio salentini e tutta la parte ionica del sud Italia, quindi passando per la Calabria per arrivare poi Messina, Catania, abbiamo questo dialetto, no? Ionico, greco. Invece poi l'altra parte, per esempio già da Bari poi andando a Napoli, è appulo-sannita, e ha un conio differente dal nostro, diciamo, è diverso. Chi studia, insomma, lingue, queste cose le sa benissimo. Tornando a noi, noi abbiamo avuto una grande fortuna a parlare salentino, perché il salentino, provenendo da quel volgare del 1200 calabrese, ha coniato poi la maggior parte dei termini presenti nel vocabolario di lingua italiana moderna, e questo ci ha aiutato tantissimo. Vedi, noi pure, i nostri amici baresi dicono, quando cantiamo in barese si pensano a cantare in inglese o in francese, ma perché le loro corti, diciamo, erano state più legate anche, noi abbiamo avuto normanni, longobardi, eccetera eccetera. Terra d'Otranto, pur facendo parte, diciamo, era una delle terre più amate di Federico II. Federico II è stato molto importante per il volgare, però ha mantenuto, diciamo, è stata un luogo di resistenza linguistica, alla stregua di anche le zone ioniche di cui prima, quindi questo ci ha aiutato molto, diciamo, a farci capire altrove. Poi ci hanno aiutato anche i nostri amici emigranti, laddove non arrivavano gli uffici stampa, ce l'hanno fatto gli emigranti. Erano, diciamo, numerosi racconti di fuorisede salentini che arrivavano a casa, i coinquilini li scattavano. Ah, senti su Sanziste, senti, ti traduco, no, questa canzone vuol dire questo, questo, questo. Cioè, c'era gente che ha subito, diciamo, la propaganda della nostra musica, grazie sempre agli emigranti, ai lavoratori. Noi quando facciamo concerti all'estero, anni fa eravamo a Dortmund, se non sbaglio, e l'hotel era proprio di fronte al teatro dove dovevamo cantare. I tedeschi poi sono precisi, lo spettacolo incignava alle 9, alle 8 già c'era la coda, e abbiamo visto due o tre signore ecche, anziane, vestite in nero, come se stessero le nonne nostre tra i paesini, e te ne accorgi subito che erano... Sì, e poi vennero a trovarci nel backstage e parlavano dialetto, dicevano, noi tedesco lo sapevo, noi stavamo sempre chiusi a casa, oggi cioè, finalmente siamo messo da casa, come sentiamo a voi, c'è cioè, qualsiasi generazione vi conosce. Brividi, brividi, brividi proprio. Vedi, la musica è una cosa, vedi, questo ci ha dato un'identità. Simu salentini dello mondo cittadini, ormai per noi è un passaporto. Anzi, nelle scuole sta sostituendo l'Ave Maria e le Glorie al Padre. Cioè tutte le scolaresche ormai, o durante gli open day o quando inizia la scuola o a fine scuola, fanno un saggio dove si parla delle radici catini, ed è bellissimo perché è anche un canto politico, ma non è degli partiti, politico, sì, salentini dello mondo cittadini. Noi li chiamiamo su sound system, non ci teniamo allo sud, nessuno deve dire che a noi siamo inferiori eccetera eccetera, non esistono popoli o persone inferiori o superiori agli altri. Questo è bellissimo, un canto così politico, ma anche un canto così d'amore, di resistenza sociale, presente nelle scuole in quel modo e con quella tenacia, beh, inorgoglisce, è una cosa bellissima. Non perché mi sta mettendo un brano mio, ma proprio quello, perché comunque riesce a unire le persone, a renderci, a darci un'identità. Vedi, l'identità che abbiamo proposta noi è qualcosa di condivisibile. Ecco perché i milanesi vengono qua e si vogliono sentire come noi, e nessuno si arrabbia. Mica dice, no, no, noi li facciamo. Per noi condividere la nostra cultura, il nostro cibo, il nostro modo... Noi salentini siamo fatti così, siamo un po' paraculi, però è una bella dote quella che abbiamo. Fa parte di noi. Sì, è una bella cosa. Poi non ci dobbiamo esaltare, perché è facile esaltarsi, no? Con tutte queste belle parole che sto dicendo. Poi abbiamo anche tanti difetti. Però, bene, qualcosa di buono è stato fatto. La vita è una merda, ma qualche cosa di buono l'abbiamo fatta.
Parlavi prima del concerto in Germania, no? Sì. Se dovessi chiederti il concerto più bello che hai fatto? No, vale, sono tutti belli. Dai, uno. Ti dico il più brutto, ti dico. Ah, dimmi il più brutto, il più originale. Allora, era febbraio e ci chiamano in un centro sociale di Torino. Sto parlando del 94, 95, non di più. Quindi agli esordi dei Sud. Sì, sì. Vabbè, non gli esordi proprio. Era uscito già Fuego, per cui eravamo già noti. Ci chiamano a questo centro sociale che noi che frequentavamo centri sociali all'epoca, ci cazzo malantiso, infatti telefonavamo agli amici di Milano, Torino, lo conoscete, no, e hanno aperto da poco, dai, dategli una mano ragazzi, andate a fargli questa serata in modo che sovvenzionate, eh? Ok, arriviamo a sto posto ed era un capolinea dei tram, era, si chiamava l'asilo, perché era l'asilo appunto di chi abbandonato, dei lavoratori dell'azienda tranviaria di Torino. Aveva nevicato, no freddo che non te dico, all'epoca poi le tournée le facevamo col treno. In cani c'è il treno, questi decodivi già c'è la nebbia, c'è lo scompartimento. Arriviamo qua, arriviamo il giorno prima di sera e appena arriviamo qua, dico, cazzo siamo giù. Quanto vi pagavano per curiosità all'epoca? Ma guarda, all'epoca tipo se ne riusciamo con gli spartiamo 100.000 lire a testa era festa. Era una curiosità. Oh, io prima tournée che mi sono fatto ho suonato 60-70 giorni consecutivi in Germania, all'epoca mi davano 150 marchi. Oh, tornai in Italia ricco, andai a casa mia sorella a Padova, studiavo a Padova, incominciai a offrire da mangiare, a riempire gli armadi di tutto lo studentato proprio, ogni sera feste, da fumare per tutti, stavo perdere. Niente, torniamo a sto Torino. Arriviamo qui e c'era una decina di ragazzi più piccoli di noi, noi già all'epoca avevamo 22-23 anni, non di più, che avevano occupato. Ok, dai, rimbocchiamoci le maniche, diamogli la mano. Dai ragazzi, vi facciamo visitare questo centro sociale. Non c'era niente in pratica. E la prima cosa che si fa in un centro sociale sono i graffiti. Arrivavano i writers, incominciavano a fare i loro pezzi, sì, tutto bello, disegnavano queste cose belle, colorate, già il colore, no? Ti ben dispone. Niente, arriviamo a qua invece c'era tutto nero. No, perché lì facevano messe nere in pratica prima che venisse occupato, per cui c'erano caproni, diavoli, stelle capisutta, cose, cazzo, noi tutti gli studi ragamuffi, cose giallo, rosse e verdi, cazzo di urtati. Adesso vi portiamo dal nostro maestro, vi porta il nostro maestro. Ciao ragazzi, questo è Matteo Emanuele Pauta e Caccia Risorgi di Pauta. Questi sono i miei amici. Topi. La ragazza la più carina, ogni 5 secondi sputava sulla stufa. Per cui c'è la sala, si sentiva proprio l'odore, la puzza dello sputo essiccato che si liberava. Così. Insomma, questi non avevamo fatto neppure le locandine. Un giorno dopo andiamo a suonare e ne portavamo già, meno male che ne portavamo i sacchi a peli, l'infenambo in i sacchi a peli. Il giorno dopo arrivarono una ventina di persone, tutti studenti leccesi, dicevano, Magnoni, ma due cazzoni di fattenista si dà? E noi non sapevamo, l'hanno chiamati. Oh, ci mettemmo tutti quanti abbracciati, tipo i giocatori di rugby, così. Eravamo una trentina e cantammo così. Un po' per il freddo, un po' perché il posto era a dir poco angusto, tuttavia ancora una volta la musica ci salvò. Cantammo così, tutti abbracciati. Fu una scelta proprio spontanea, nessuno ebbe questa idea. Cioè, proprio ci abbracciamo e cantammo così, tutti imbrazzati. Ci diede forza. E questo, diciamo, più brutto, però lo sto raccontando con un sorriso. Poi ci sono stati i concerti, non so, quelli del primo maggio, 500.000 persone, appena attaccava le radici catieni, terremoto, tremava. Tremava proprio Piazza San Giovanni. Ancora lì dice, oh. È la canzone più iconica. Sì, era uscita da poco. Poi ripeto, abbiamo vinto il premio Tenco. Eravamo stati da Celentano. Poi Tanno veniva Alessia, che aveva 13 anni, così, mandavamo a mandarsi. Se non te c'è rimane la gente in pazzia. Una cosa assurda, noi diciamo, ma possibile, per noi stanno visti a qua. Come vivevate il backstage dopo questi concerti così? Miero e attributi vari. Sì, tranquilli. Vedi, noi abbiamo avuto molti problemi con i promoter, con gli organizzatori, perché i nostri backstage erano più che frequentati. Infatti, diciamo, non dovevi far entrare tutta sta gente. Sì, ma noi stavamo qua a Roma, i Magnoni, quelli sotto Mellissano, quelli sotto Leuca, quelli sotto Copertino, faccio stare fuori, rasiti e facciamo rasire tutti.
per esempio d'inverno invece quando suonavamo nei club della sera, finivi di suonare, arrivavano tutti nel camerino, anche lì, no? Insomma, gli organizzatori, i proprietari del locale, oh, noi dobbiamo chiudere, è alle 7 di mattina, stiamo ancora già, diciamo, quando bruciati. Un locale una volta in Basilicata ci lasciano le chiavi, no, queste sono le chiavi, vuole mettere nel cassetto. Poi ci dice Buliti. No, vabbè, queste cose, bello vivertele in questo modo. È troppo bello perché molte cose che poi abbiamo cantato, abbiamo narrato, le abbiamo anche condivise con chi veniva a trovarci. È importante, non puoi vivere in un guscio, nella tua bolla. Ma poi siamo fatti proprio così, noi abbiamo iniziato a cantare non per diventare artisti, per quello è successo dopo. Sì, per noi la musica è un momento, noi ci inventavamo le feste perché in discoteca si pagava troppo e quella musica non era quella che ci piaceva di più. Per cui abbiamo scelto la nostra musica, il nostro luogo dove farci la musica per crescere e per divertirci. Ma per chi non è esperto, la differenza tra reggae music e ragamuffin? La musica reggae è quella suonata. Diciamo in quel ritmo c'è il one drop, quindi c'è la batteria. Visto vedere la terza. Mi dicono i batteristi che è difficile suonare il reggae. Devi avere la sciancatura, uscire. Per esempio, no? Non è imbattere, è levare. Lo chiediamo poi al nostro batterista. Invece quando arriva il ragamuffin arriva, diciamo, con l'introduzione nel mercato di workstation digitali, non so, le prime Korg, le prime Akai, sì, sì, dove tu ti potevi fare i ritmi con i tasti, no? Con la tastiera ti facevi 808. Sì, bravo, 909, tutte queste macchinette permisero a una persona di farsi i ritmi da solo a casa. E non solo, diciamo, la parte ritmica incomincia anche a fare l'occhiolino all'hip hop. Quindi una cassa la che... La parte ritmica dei sud? No, no, del ragamuffin, sto dicendo, okay. in genere. Okay. Per cui il ragamuffin nasce, diciamo, emulando dei classici reggae, perché noi magari in Europa conosciamo soltanto Bob Marley e tutti gli annessi. Però diciamo, se vai in Giamaica c'è un'industria discografica, a volte mi chiedo se sono più le persone che cantano rispetto a tutta la popolazione totale. Sì, sì, sì. Per cui c'è una discografia tale che esistono tanti stili, tante persone, c'è chi fa il melodico, c'è chi fa il toaster, ci sono tanti stili. Bene, il ragamuffin cosa fa? Incomincia addirittura a scendere, andare indietro, a prendere i primi classici della lamento music. Lamento music è la musica giamaicana popolare degli anni 50, giusto per farvi capire, Henry Belafonte. Henry Belafonte insomma è stato il primo... Che ricordiamo perché è morto poco, anni fa. Sì. È stato il primo giamaicano ad entrare nelle classifiche degli States. È quello che cantava... Banana Boat, Limbo, capito? Cioè... E quindi si rifanno a queste canzoni, come noi abbiamo fatto con le radici catieni, noi abbiamo pigliato la sera io passai delle paluti ti si erano, se non te c'eri mai le radici catieni, anche loro hanno fatto così, hanno ripreso canzoni della musica popolare e le hanno reintrodotte con questi ritmi più moderni. Perché? Perché anche loro stavano conoscendo un altro tipo di dancehall, perché la dancehall in Giamaica è sempre esistita, la dancehall diciamo era la balera. Ma poi i primi DJ sono giamaicani in assoluto, anche nell'hip hop. Kool Herc è stato il primo DJ. Nella macchina. Sì, loro facevano, sapete, non chiudevano le strade, sì, 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 nel ghetto di Brooklyn, no? Nel Bronx, chiudevano le strade, facevano pagare un biglietto tipo 3-4 euro, la gente la sia, e poi lì c'erano writers, break dance, ma l'hip hop nasce dalla Giamaica, dal DJ. Il DJ, ecco perché si chiama DJ Style, i cantanti giamaicani si chiamano DJ. Non è come intendiamo noi il DJ, da noi il DJ è quello che mette i dischi, no, in Giamaica il DJ è quello che canta, perché il DJ style è stato inventato nelle radio. Cosa succedeva? Sapete, no? Molte canzoni a un certo punto hanno la parte dove c'è l'assolo e non canta nessuno, non canta. I DJ approfittavano di questo spazio per fare il talk over, non facevano il talk over. Per cui senti bueno è qua in ando proprio potete sta fare sentire mostro disco proprio male camerati con ballati tutti quanti stati mostro un reggae con finesse qua alla radio se ne questa senti qua chiamatemi allo telefono così mi un pezzo per voi,
cioè parlavano tutti così veloci perché lo spazio era pieno e dovevano dire tante cose. Non so se vi capita di andare sulla radio digitale, andate a sentire le pubblicità di Vibes FM, una radio giamaicana che sta a Londra, e io mi sento già radio, mi sento come sento le pubblicità, perché sulle pubblicità proprio spunnano. Quando senti fare i numeri di telefono 001977, bada capo, e quello è lo stile del DJ style. Cioè il DJ style nasce nelle radio giamaicane proprio grazie a questi DJ che iniziano a usare lo spazio degli assoli per fare il talk over. Uno di questi DJ emigra a New York, appunto Kulerk, e comincia a trovarsi nel ghetto. All'epoca stava nascendo la break dance ed è lui il primo a lanciare il rapping style. Cioè parlare veloce, parlare sullo ritmo, su una nota, senti bueno, muo, qua siamo tutti quanti muoti e balla, ti fa nel spray, cioè è nato così, è nato per strada, ecco perché è una urban culture, perché è nata proprio a mezzo le strade. Allora, a me intanto grazie per questa lezione di cultura lezione un pallone musicale, no è una lezione. Io sfido veramente le nuove generazioni a conoscere, a informarsi prima di anche intraprendere un percorso discografico come il vostro. Ma io mi chiedo com'è, cioè dall'idea di scriviamo una canzone, sì, io vorrei sapere il processo creativo dei Suits & System, dove vi ritrovate, come lo fate? No dove non ci ritroviamo. Vedi, a volte sì, certe canzoni, però vedi ormai c'è una tale simbiosi. Ci conosciamo, però nei primi 10 anni le canzoni sono nate soprattutto improvvisando. Parliamo di una in particolare, Le Radici Catieni. Le Radici Catieni nasce dopo una visita che facemmo alla Grotta della Poesia. Grazie al compianto professor Pagliara. Il professore Pagliara era diciamo un prof dei beni culturali che faceva diciamo le ricerche nella Grotta della Poesia e volle portarci lì per farci conoscere la Grotta della Poesia e ci spiegò come era nata, no? Perché c'era questa grotta, quella era una grotta dove appunto venivano fatti sia dei rituali ma era anche un posto per i devoti andavano lì, c'erano queste epigrafi, è pieno di epigrafe, migliaia, per cui non so, a fine me la stia incinta, c'è già, Tautor Adriensis, quello era il tempo di Tautor. Tautor era una divinità dell'Adriatico, quindi condivisa dagli Illiri e dagli Apigi Messapi. E andavano a chiedere intercessione a questa divinità affinché il parto andasse bene, affinché il raccolto dell'uva andasse bene, affinché l'olio andasse bene. Per cui andavano lì, mettevano queste epigrafe, facevano le preghiere e loro se ne c'erano. Ed era tutto pieno. La Grotta della Poesia è importante perché è anche una sorta di dizionario temporale, per cui si può assistere alle varie evoluzioni che hanno avuto le lingue liriche, quando si sono incontrate con i greci, è importante per tutto questo. E anche è importante per far capire cosa sono state le nostre coste, no? Da sempre, siamo salentini, dromunno, cittadini, radicati agli messapi, quelli greci e bizantini. Abbiamo capito questo in quella... Guarda, fu una visita di 3-4 ore, perché poi il professore ebbe la volontà di spiegarci tutte queste epigrafe. Il giorno dopo eravamo ubriacati di Grotta della Poesia, ormai era un assillo, pensavamo a questo. Mi ricordo, arrivo lì a San Donato, entro lo studio, non c'era nessuno, vado al bar, Federico e Fabio stanno lì al bar, no, perché i greci e i bizantini, cioè cominciamo a parlarci addosso e parola dopo parola diventò testo e nasce. Poi erano anche gli anni degli sbarchi, per cui a noi ci chiamavano albanesi e noi sì, no, ancora oggi allo stadio ci chiamano albanesi e noi siamo fieri che siamo albanesi, anche perché un po' lo siamo anche illiri. Proviamo da quelle zone, i nostri popoli si sono sposati, si sono uniti. Che poi magari quando chiedi a qualcuno, pure a scuola, no? Chi sono i nostri avi, ti rispondono probabilmente perché conoscono la canzone, non perché conoscono la storia. Ma guarda, io sto andando a scuola più adesso che quando c'è la scuola. A me mi chiamano a continuazione delle scuole per parlare appunto dell'esperienza musicale, del dialetto, delle radici, anche dell'importanza che ha la musica sull'economia. Ormai i nostri prodotti
su Salentini. Prima lo Salento, dice, che cazzo è sto Salento? Nessuno sapeva cos'era il Salento. Che è nato dal 2000 in poi, questa domanda non se la può fare perché non sa cos'era il Salento negli anni 80. Il Salento non lo conosceva nessuno. La gente si vergognava pure a dire sono dello Salento, su De Lecce. Dicevi sono di Lecce, provincia di, dicevano. Cioè la cosa che poi dicono, no, con la musica non si mangia. No, con la musica mangiano sia i musicisti che tutta la terra. Oggi i prodotti salentini hanno un marchio chiamato Salento e li puoi vendere ovunque. Vogliamo parlare dei vini? I nostri vini ormai li bevono anche alla Casa Bianca. Un Primitivo, un Negro Amaro. Perché vengono dal Salento? Perché ormai vedi, il mercato è anche così. Se un prodotto non sai da dove viene, la pizza è di Napoli, no? Il pecorino sardo, il pecorino romano. Noi con il Salento abbiamo dato il marchio, diciamo, a tante cose, anche alla nostra cultura. Oggi il Salento è uno di quegli esempi in cui il prodotto salentino o enogastronomico o dei servizi viene riconosciuto anche perché arriva da questa terra, per non parlare quella musicale, poi l'industria musicale. C'è stato un periodo che Maria De Filippi premiava solamente i salentini, vedi Emma e l'Alessandra. Se non ci fosse stato, diciamo, questa ostinazione nei confronti del territorio, fatta anche in modo tranquilla, leggera, senza rompere le palle, sì, siamo seri, parliamo di cose serie, però divertimoni, diciamo, è il nostro facciamo festa, sì, cioè, ripeto, la vita è una merda, quindi è duro da affrontare, da spiegare, da cantare, ma divertiamoci, balliamo. E questo, diciamo, Salento oggi significa tutto questo, significa è una bella soddisfazione, eh? Infatti noi ragazzi, diciamo, inventatevi qualcosa di nuovo, anzi ci dovete anche distruggere. Dovete distruggere noi per inventarvi qualcosa di nuovo voi. Quello che potrebbe servire, qualora potesse servire, è l'esempio, credere in se stessi, non avere vergogna di usare il dialetto come facemmo noi. Oggi usatevi quello che volete, ma noi non ci siamo vergognati di far parte del dialetto. Cioè, nell'economia un cantante non dovrebbe parlare così, ma è giusto dirlo. Non è bello dire questo, no? Cioè, che la musica, però la musica ha fatto mangiare anche, diciamo, un territorio. Il turismo, senza la narrazione canora che abbiamo creato e che poi si è allargata con la notte taranta, la pizzica, tutto, non sarebbe lo stesso turismo, non avrebbe gli stessi connotati, saremmo uguali agli altri posti. Siamo diversi invece perché tutti insieme, non sono i musicisti, tutta la gente salentina partecipa a questo rituale collettivo. Per avviarci poi alla conclusione, perché dopo Nando si esibirà live qua da noi con due pezzi, e se dovessi dare, è una domanda che facciamo a tutti gli ospiti, se dovessi dare un consiglio alle nuove generazioni e a chi vuole intraprendere la carriera musicale. Ma oggi come oggi, quello che mi sento di dire è di diffidare delle etichette. Noi quando abbiamo capito che le etichette stavano incominciando a fare i soldi con gli artisti, perché prima i soldi li facevamo insieme, allora quando c'era un CD, tu pigli un CD, lo vendevamo a 15 euro, 5 euro a me, 5 euro all'etichetta e 5 euro al distributore, stiamo tutti tranquilli. Potevi sbagliare. Sì, stiamo tranquilli. Quando ci accorgemmo che non si vendevano più CD, questi volevano metterti le mani in tasca. Che significa? Che volevano organizzarci i concerti loro. No, i concerti me li organizzo io. La percentuale con il mio agente la decido io. Invece questi ti facevano i famosi pacchetti. No, ma tu vai in giro con tutti questi artisti, andate lì, andate qua. E noi già pensavamo, sì, ma poi giù sparte la pagnotta con questi qua. Io mo, che se non si vendono più i CD, quelli concerti me campo. Già siete tre. Cioè, ha capito, io musicista gli a dare soldi alla multinazionale miliardaria, ma c'ha tipo un affanculo. Infatti mollammo l'Universal, siccome noi siamo nati come etichetta indipendente, siamo ritornati a fare l'etichetta indipendente. E adesso siete ancora un'etichetta. Eh sì, e aspetta, all'epoca ancora non c'era internet. Allora ai ragazzi gli dico questo: ragazzi, lo so che quando fai il contratto con Universal, BMG, eccetera, eccetera, ti regalano i vestiti a Gucci, no? Cioè, poi No, vabbè, i vestiti che poi ti regalano sono tutti pigiami, che sembra di sta a farci domiciliari, cioè vestiti bruttissimi, la facciano proprio cagare. Non so se avete presente quelle tutine in acrilico, sì, con sì, tutti questi disegnini tipo cravatta, cioè, ma una cosa orrida proprio. Però queste cose fanno gola, anche perché vedi, all'epoca non ci vergognavamo di essere poveri,
Oggi la gente si vergogna di essere povera. Ripeto, io le Griff non le ho mai portate e non so se le porterò mai. Ti ho detto, stanno tutte impacchettate, non le ho mai messe. Vedi, prima non ci vergognavamo di essere poveri, anzi i nostri genitori, noi abbiamo avuto qui nel sud dei contadini che hanno avuto dei figli ingegneri, medici, chirurghi, primari. Oggi questa cosa si sta a perdere. E non possiamo dare sempre la colpa allo Stato, alla società, la società siamo noi. Se noi spendiamo tutti i soldi alle troiate, è chiaro che i figli noi ci non dentano i chirurghi, i primari, eccetera, eccetera. Tocca, siamo costretti a subire i ricatti. Perché poi la scuola non serve soltanto a darti il titolo di studio, la scuola ti serve a elevarti, a darti gli strumenti per analizzare la tua vita, a capire chi hai di fronte, a capire ci te sta piga per culo e ci te sta dal cuore. Dovrebbe. Dovrebbe. No, guarda, la scuola insegna a vivere. La vita, perché comunque è conviviale. Te lo dice uno, io ho avuto un rapporto molto conflittuale con la scuola. Io sono andato nella scuola sbagliata, te l'ho detto, io dovevo fare delle scuole d'arte, invece mi sono ritrovato all'ITIS a studiare informatica. Proprio ogni anno quando arrivava marzo mi ritirava. A me un professore mi capì e disse, ok, a te, te promuoviamo e te ne andiamo denanzi, non vogliamo te di mucchioi. Infatti questo professore poi... Allora è finita la scuola? Sì, mi sono diplomato, però... Hai figli, dicevi? Mi dicevi che avevi figli? No, avevo un professore che mi... No, dico adesso. A mio figlio gli dico di fare quello che vuole lui. L'importante è che studia, perché studia, ma l'ho abituato, perché comunque vive in una casa dove ci sono almeno 5.000 libri. Io ho una libreria. Ne hai scritti anche due che li citiamo, Salento, sì, Fuoco e Fumo e Liberati. Mi piace tantissimo leggere, io ogni anno una trentina di libri me li devo far fuori, poi sono più quelli che ancora devo leggere, perché poi sono anche un cliente compulsivo, vado a comprarne a cartoni. È una costante di chi si siede a questo tavolo, eh? No, guarda, da quando non fumo più ormai i miei viaggi di Sergi li faccio con i libri. No, vabbè, scherzi a parte, no, è bellissimo. Non so, poi sono passione, ognuno ha la sua passione, non mi sento di... Una domanda, avete subito il fatto di essere etichettati come, metto molto virgolette, drogati perché... Hai voglia. Lo subivate voi o sbatto il... No, ci sarei avuto, queste cose sono sempre rimbalzate. Perché non è vero? Guarda, in una società come quella di oggi ti puoi drogare anche di religione, ti puoi drogare anche di telenorba, delle telenovele... ti puoi drogare di tante cose. Io ho sempre giudicato, neanche io non giudico nessuno, il moralismo non mi piace, ma ho sempre rapportato me stesso con le persone per quello che sono, non per quelle che rappresentano attraverso le loro scelte. Io sono ateo, ma ho a che fare un sacco con tutte le chiese mi chiamano a mie, gli oratori mi chiamano a mie. A me mi incontrò Monsignor Seccia, disse, io lo so che tu sei ateo, andai a fare un programma lì alla radio Porta Lecce, dai. Me lo presentano, sì, vabbè, ma io buon rispetto, cioè, me ne butte niente, buddista, musulmano, cristiano. La vita è bella anche perché siamo tutti diversi, se no sarebbero due palle, no? Cioè, tutti come a Dio, come a mio e basta. Basta. Allora, io farei, c'è una domanda dal pubblico. Quando uscì la prima canzone dei Sud in assoluto, come si chiamava e quando è stato il primo concerto? Una domanda. Su disco, appunto, vinile fu Fuego da Ciutat Bona, 6 giugno 1991. Primo concerto? Primo concerto ufficiale, però ancora prima della discografia, è stata nell'87 a Leoncavallo a Milano. C'è qualche domanda dal pubblico? Di solito non risponde mai nessuno, però non si sa mai. Va bene, allora io, Nando, concluderei questa intervista, ovviamente con l'augurio che questa ormai è casa tua, qualsiasi... Questa volta... è casa mia, terra, esatto, mia. Qualsiasi volta tu voglia venire a stare con noi qui a parlare, per me possiamo pure passare giornate intere. Hai firmato una cambiale. No, ci fa molto piacere, anche se hai voglia di organizzare qualcosa di qua, se vogliamo presentare i tuoi libri, possiamo piacere. Fare veramente qualsiasi cosa. Farò tesoro. Ti ringrazio ancora per essere passato al Coffee Talks. E adesso io non vedo l'ora di sentirti live. Band ci a lavoro. Va bene, ringraziamo ancora, un applauso a Nando Bob. Grazie di cuore.